GEA, Gestioni Ecologiche e Ambientali, è la società del Comune di Pordenone e di altri comuni della zona che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti e della cura del verde per la città di Pordenone. In questo momento siamo nel Parco San Valentino, che è uno dei parchi più importanti del Comune di Pordenone, e ci piaceva essere qui a presentare la nostra attività per quanto riguarda la cura del verde. In questi momenti informativi ci occuperemo sia di spiegare cosa facciamo per il verde pubblico, sia dal punto di vista degli alberi che delle aiuole fiorite. Noi riteniamo che la presenza di fiori, aiuole fiorite, sia un elemento importante della qualità urbana di una città, che rende più piacevole, più attrattiva per i cittadini e gradevole vivere in questa città. Come tutti noi, nei nostri balconi o nei nostri giardini, ci dedichiamo alla cura dei fiori e la riteniamo una cosa importante perché abbellisce la nostra vita, la nostra casa, l'ambiente in cui viviamo. È altrettanto importante per un comune, per una città, abbellire il posto comune dove tutti i cittadini possono usufruire di spazi comuni. Ed è sicuramente un aspetto importante della qualità della vita come noi la concepiamo. Di Pordenone ci sono circa 56 siti dove ci sono aiuole fiorite. E le aiuole fiorite sono situate nelle aiuole spartitraffico, però anche all'interno di parchi e giardini. E ci sono delle aiuole molto grandi nelle rotonde stradali, come per esempio via Dogana, e la maggior parte delle aiuole fiorite è allestita con fioriture stagionali che si cambiano circa due volte all'anno, ogni sei mesi. E poi però ci sono anche delle aiuole arredate con essenze perenni. Queste aiuole sono arredate per la maggior parte con essenze annuali e quindi siamo arrivati quasi alla fine di ottobre e c'è il cambio di fioritura stagionale. Ecco, anche il fatto di inserire delle fioriture stagionali all'interno delle aiuole fiorite dà un po' il senso dell'andamento delle stagioni, del cambiamento delle stagioni. E non solo, i colori dei fiori impreziosiscono queste aiuole e quindi danno la possibilità anche di cambiare un attimino il paesaggio. Quello che abbiamo visto è l'estirpazione delle fioriture estive che altrimenti con i primi freddi, i primi geli, sarebbero avvizzite, e poi tutta la lavorazione del terreno. Perché cosa succede? Quando si strappano le fioriture annuali, quando queste vengono estirpate, insieme al fiore si asporta anche del terreno, del terriccio. Allora i giardinieri, dopo aver tolto queste fioriture annuali, hanno iniziato a vangare il terreno per arieggiarlo, per scioglierlo, e poi hanno aggiunto del terriccio soffice, fatto per la maggior parte con una miscela di torme, una base di concime a lenta cessione, e poi hanno iniziato a disporre tutte le piantine annuali, quelle piantine che ci daranno i risultati in primavera, e hanno piantato queste fioriture annuali insieme ai bulbi. Le aiuole fiorite e la loro composizione è un qualcosa che viene progettato e i fiori vengono ordinati sei mesi prima, quindi non c'è un arredo, diciamo, casuale. E allora si decide l'assortimento dei fiori, delle specie, l'assortimento dei colori, e si cerca di scegliere delle essenze che abbiano diversi modi di crescere, no? Diversi piani di crescita per creare più piani all'interno dell'aiuola stessa. Le squadre del verde sono composte da giardinieri che hanno acquisito una professionalità nel corso degli anni, che frequentano dei corsi di aggiornamento, e in sede, nella nostra sede, portiamo anche delle riviste per l'aggiornamento, in modo che uno possa dedicarsi talvolta alla lettura. E il personale è personale qualificato che si occupa durante l'anno di diversi interventi di manutenzione del verde, perché i nostri operai non solo sfalciano l'erba, potano le siepi, ma si dedicano appunto all'allestimento delle aiuole fiorite e conoscono pertanto i fiori, anche le specie, le varietà, le distanze al quali devono essere piantate queste essenze, o alla profondità se si tratta dei bulbi.
quindi sono persone istruite in questo senso, ma si occupano anche della potatura degli alberi, che non viene fatta a caso, ma secondo dei criteri per la manutenzione del valore ornamentale dell'albero e per tutelare la salute della pianta. In questi ultimi anni è stato creato, per volontà dell'amministrazione comunale, un roseto presso il Parco Galvani. E questo roseto è stato progettato dall'architetto Annalisa Marini. Il roseto si snoda sulle scarpate che fiancheggiano il lago del Parco Galvani e praticamente è una collezione di rose sistemate in modo tale da raccontare quella che è la storia della rosa. Quindi si parte dalla rosa gallica per arrivare alle rose più moderne. Attorno al rosetto si è creata un'associazione che è la Compagnia delle Rose, con la quale GEA collabora, e questa associazione è molto attiva perché organizza incontri formativi ma anche incontri di tipo culturale che sono legati alla storia della rosa. A febbraio viene organizzato, come ormai da qualche anno, un corso di potatura della rosa antica, alla quale i cittadini possono iscriversi, e ci sarà una parte teorica di illustrazione delle tecniche di potatura e una parte pratica. Quindi c'è questo tentativo di coinvolgere la cittadinanza nel verde pubblico, di far sentire al cittadino che il verde è per noi ed è qualcosa che fa parte della nostra vita. È un qualcosa che si estende alla città e che si estende al paesaggio. Quando si parla di urbanistica, si parla di pianificazione della città, si pensa spesso alle vie, ai viali, alla viabilità, però io credo che anche la gradevolezza, anche la bellezza cromatica e quindi la presenza di aiuole in una città come Pordenone sia un aspetto fondamentale e imprescindibile in una pianificazione della città a misura di uomo.